frequente, clip audio, clip video che siano, utilizzate la casella email info@studiodx.net. Troverete invece tutte le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale, tutte raggiungibili da www.vcllnews.it, e troverete invece la nostra presenza sui social network, a partire dal canale YouTube Studiodx, dove alle 11.30 la domenica mattina puntuale trovate la possibilità di riascoltare e rivedere le immagini a compendio, la trasmissione della settimana in corso, e ci trovate poi anche con un account Twitter @vcllnews_it, dove durante tutta la giornata postiamo aggiornamenti provenienti dal mondo dell'ascolto internazionale, e poi la presenza maggiore su Facebook con la pagina Studio di X, alla quale vi invitiamo a cliccare mi piace, con il gruppo Studio di X Radioascolto in Radio in TV, al quale vi invitiamo a richiedere l'iscrizione. Ma su Facebook ci trovate, così come sugli altri social, e anche con le pagine e, quando disponibili, i gruppi anche delle altre iniziative della Sicilia Media Comunicazione di Palermo. Quindi Obiettivo di X, BCL News, Radio BCL News, www.ondemediaitalia.it, Sicilia Media e Sicilia Media TV. Non mancano quindi tutte le possibilità per rimanere in contatto anche al di fuori di questa mezz'ora scarsa che settimanalmente passiamo insieme in radio. E vi ricordiamo ancora una volta che, come ogni anno, Radio Romania Internazionale premia gli ascoltatori che gli segnaleranno qual è per loro la personalità proprio dell'anno. Ci invita insomma a suggerire chi del presente ha segnato di più in senso positivo l'andamento dell'umanità nell'anno che si sta per concludere, e in base alle scelte pervenute poi l'emittente nominerà questa personalità del 2017, rendendole noto il nome insieme alle motivazioni il 1 gennaio del 2018 all'interno della loro programmazione. Chi potrebbe essere, soprattutto perché sarà un politico, un leader di opinione importante, un imprenditore, un grande atleta, un celebre artista, uno scienziato, o più semplicemente una persona sconosciuta al grande pubblico che però vanta una storia esemplare?